Era il 24 agosto quando Matteo Salvini venne in questa strada e c'erano migliaia e migliaia di rifiuti. Li vediamo ancora oggi. L'unico cambiamento è stato questo, è stato dato fuoco. Ecco, questo è il termovalorizzatore che voleva Falcomatà. Ecco, questa è la situazione di Reggio. Noi vogliamo davvero difendere questa legge e vogliamo cambiarla. Quindi ci siamo vicini, secondo me, a un cambiamento storico. Non ci può essere una storia del genere ancora nel 2020, in questa fase di politica davvero becera che ha causato questo governo di Falcomatà. Noi vogliamo cambiarla. Vota Lega, vota Minicucci e vedrete che cambieremo questa storia anche a Reggio Calabria.